ma soprattutto salutiamo voi ragazzi, benvenuti a Gaeta. Voi siete i protagonisti del Festival dei Giovani 2018. Siamo in Gaeta 2018, Festival dei Giovani, il sindaco, il dottor Mitrano, una riconferma per Gaeta. Una riconferma come Gaeta, la città dei giovani, ormai un modello vincente, punto di riferimento a livello nazionale per i nostri giovani che vogliono confrontarsi, vogliono ragionare, vogliono nuove idee, ma soprattutto vogliono dare nuove idee a noi adulti che dobbiamo imparare ad ascoltare e a recepire quelli che sono i messaggi di criticità. Un ringraziamento ovviamente va alla LUIS, a Giovanni Lo Storto, a Strategica, a Fulvio Guazzoni, che hanno creduto fin dal primo momento nell'organizzazione, nella bellezza e nella logistica della città di Gaeta, e ancora una volta si conferma Gaeta città sicuramente protagonista dei giovani, una città che accoglie, una città che vuole far crescere loro. Sindaco, quanto è importante investire sui giovani e sul loro futuro? Beh, la classe dirigente del domani saranno i giovani, quindi è come una piantina, se la piantina cresce bene poi avremo un albero, un bell'albero, e quindi queste manifestazioni devono servire a mettere al centro del confronto i giovani, a saper capire, a saper interpretare i loro help e a farli diventare protagonista di un'Italia che ha bisogno sempre più di un ringiovanimento. Un'ultima domanda, la lasciamo andare al lavoro. Quanto è importante una manifestazione di così ampio respiro nazionale per Gaeta? Sicuramente ha un'importanza anche da un punto di vista turistico, perché in un periodo di bassa stagione come quello di aprile, sicuramente vedere per una settimana circa 20.000 giovani da tutta Italia, e quindi uno strumento di crescita immediata per lo sviluppo economico del nostro territorio, ma sicuramente anche uno strumento di promozione, perché questi ragazzi, quando torneranno alle loro famiglie, porteranno con loro un pezzo della nostra bellissima città e magari con i loro genitori e i loro parenti potranno ritornare a visitarci e a darci ancora una gioia. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie e buon lavoro a tutti.